Grazie a voi, pubblico di questa sera, pubblico di ieri, per aver tenuto a battesimo questo spettacolo che è nato dopo tanti anni, che io lo inseguivo perché era nella mia testa da tanti anni, perché da tanti anni c'era questa roba di famiglia, questo negozio di musica nel quale anch'io da piccolo andavo a divertirmi, questa musica che risuonava per la strada di San Pietro a Maiella, posto strategico ovviamente per un negozio. La prima cosa che voglio dire è che un negozio ancora ci sta. Quindi, se vi trovate a passare per la strada della musica San Pietro a Maiella, entrateci, sarete i benvenuti. Musica Simeoli, ci sta ancora. Ed è mio cugino Salvatore, che si chiama come mia nonna. Praticamente, che l'ha fatto Oretto, praticamente. Lui. Poi, dicevo, da tanti anni, ma non ero mai riuscito a realizzarlo, fino a quando ho incontrato una persona che conoscevo già, ma che mi è venuto in mente di coinvolgere, perché è importante poi in teatro trovare la persona giusta, perché avevo questo materiale, questa aneddotica, ma avevo bisogno di qualcuno che appunto me la cuciva questa storia e la raccontava, e della persona che ha scritto il testo e che mi ha fatto anche la regia, grandissimo amico e un grandissimo professionista, Antonio Grosso. Sentivate una bambina, eri con mia figlia sopra che da rutto cacchio tutto di no, però è stata abbastanza, sta dormendo. Brava, è stata brava. La mia compagna mi ha visto, ha detto: ma dove sta? No, sta dormendo. No, a parte gli scherzi, io sono contento, come ho detto ieri e lo ripeto anche oggi, meno male non ci stanno le persone a ieri, altrimenti ci stanno le stesse cose. E, io ho avuto la fortuna, perché per me è una fortuna, riuscire a lavorare con un grande professionista che è Marco. Marco, e l'ho detto ieri e lo ripeto oggi, secondo me, e io sono stato fortunato, ripeto, a lavorare con uno degli attori più bravi del nostro posto. Quando io sono un po' più giovane di Marco, è vero, perché vabbè, scusa Marco, non è certo. Vabbè, se vero, no, però mi porto pure buono. Però sto dicendo, quindi io e Marco siamo conosciuti tanti anni fa, dove lui mi ha diretto, ma mai avrei immaginato di arrivare a una cosa del genere. Quando Marco mi ha incontrato quest'estate, mi chiamava, io pensavo che gli dovevo dare dei soldi, perché continuavo a mi chiamare tutte le volte, ma che vuoi questo? Invece poi quando siamo andati a un bar mi disse: guarda, voglio fare questa cosa, la prima cosa che ho fatto abbracciate, è stata una cosa molto bella. E io l'ho visto che ero più piccolino a Marco, quando sono andato a vedere uno spettacolo, c'era il maestro Proietti, ovviamente il maestro non lo scoprivo io, però Marco lo guardava e diceva: ma chi è questo attore? E io poi lo incontrai a San Paolo, che abitava a stesso, e ho detto: guarda, io ti sono venuto a vedere, e che c'avevo io? Un cappello enorme. Quindi io ripeto, io credo davvero che sia una bella cosa quella che abbiamo fatto, e soprattutto Marco è riuscito ad esprimere veramente quello che è un grande valore artistico che ha sempre, credo, avuto dentro e fuori comunque. Io l'ho scritto, però tutti gli aneddoti, le cose, Marco che mi ha raccontato, io poi ho soltanto messo su carta.
L'ho poetizzato un po', ma c'è pure romanzato, giusto? Però non era, cioè, non era facile. O ballo fra Rachele e tuo nonno, l'abbiamo detto perché ovviamente l'abbiamo quello romanzato. Era nell'immaginario. Ma tutto quello che avete visto sono tutte cose vere. Mi sono poco così. Però detto questo, voglio ringraziare. Sì, guarda, allora ti chiedo a te perché c'è qui e ci sono tante perché persone. Non lo leggi tu? È perché non tengo il lento. Perché, allora, questo spettacolo, come alcune volte le cose magiche avvengono, ho incontrato lui e poi insieme abbiamo incontrato persone veramente importanti che ci hanno onorato della loro presenza. E io ovviamente il grazie che voglio fare è enorme. E siccome alcuni ci sono qui, ovviamente li voglio chiamare, li voglio ringraziare insieme a te. Allora, vabbè, prima sono chi? Sei tu, Antonio Grossi. Poi c'è comunque una persona che, come abbiamo detto ieri, si farà strada nel mondo della scenografia, che è Alessandro Chiti. Ti hai invitato, vieni. Vieni giù, vieni qua. Un grazie enorme ad Alessandro, grandissimo professionista, che ci ha aiutato a... Grazie Alessandro, grazie. Se tiene qualcosa di sordo è Marco che devi passare da lui da via. Marco Maria Della Vecchia ha fatto i costumi, Marco Laudando che ha costruito il nostro disegno luci, l'ufficio stampa Rocchina Ceglia, Andrea Vellotti che è il mio... dove sta? La regia... Eccolo qua, Andrea Vellotti! Scusate, perché noi ieri abbiamo fatto due repliche, se fossi l'ultima due repliche almeno presentammo tutto quanto. Quindi, ma Andrea che è stato fondamentale con me nella regia, Francesco Nannarelli che ci ha fatto delle foto bellissime. Eccole là, Francesco Nannarelli, grazie, vieni qua. Sì. Luigi Baccaro per i video che vanno rotto cazzo dopo a Facebook praticamente. Manca solo Mozart. Marco Cavallaro che ci ha dato la possibilità di avere questo bel titolo, perché lui, oltre ad essere un titolista, bravo attore, sceneggiatore, è anche un grande solista. Daniele De Rocatici che si è prestato, grafica. Stefano Di Lauro che... Sì, eccolo là. Dov'è Stefano? Poi dobbiamo ringraziare Felice Della Corte che... Felice Della Corte, grazie! Ci ha aiutato a preparare lo spettacolo nel suo teatro Marconi, un uomo che apre teatri, si fa i debiti da tutte le parti, è Felice Della Corte. Antonello Pascale che è una persona con la quale lavora con me da tanti anni, è un professionista, un attore che ha scritto quel rap finale, perché... il maestro Andrea Bianchi che c'è. Il teatro è la Cometa Off e tutte le persone che ci lavorano, assolutamente, grazie per l'ospitalità. E che ci ha ospitato, e quindi poi soprattutto ma che stai è roba tu, perché poi no è... vabbè la famiglia no vabbè perché ieri stasera no ieri c'erano tutte le cugine che sono venute, figlie Florestane, figlie Placide, figlie, e quindi ovviamente le ho ringraziate perché erano curiose di sentire raccontare questa storia. Bene, queste due giornate finiscono qui al Cometa Off, siamo stati molto bene. Speriamo, ovviamente l'abbiamo presentato, speriamo che questo spettacolo abbia un futuro, ce l'auguriamo tutti di questi tempi, insomma, non si può mai sapere, però insomma noi ce la metteremo tutta. Questa io l'ha già fatto Antonio, ma permettetemi di farlo, mi è scappato, di farlo io. No, non ti preoccupare, è fatto bene. Questa è la mia famiglia, diciamo, naturale, però volevo dirlo perché è sempre un piacere. La mia famiglia artistica invece ha un capostipite, insomma, diverso. È che lui.
grazie a Gigi e grazie a tutti quanti voi che siete venuti. Buonanotte, buonanotte a tutti, grazie.